Salve ragazzi! Oggi faremo l'unboxing di un gioco uscito ormai da un paio di mesi, però io sono riuscito a recuperarlo solo adesso. Tra l'altro con un po' di sconto, perché all'uscita costava sui 100 euro e io l'ho pagato 70. Stiamo parlando di Just Cause 3. Questa è la grandissima Collector Edition, è molto grande, quindi ci sarà all'interno qualcosa di molto grosso. Per questo faremo l'unboxing, proprio per vedere cosa c'è all'interno di questa Collector. Facciamo una piccola anticipazione guardando la scatola, che di questo lato ha la scritta di Just Cause anche dall'altra parte. Come vedete all'interno uno potrebbe pensare che sia pieno di contenuti, invece in pratica i contenuti sono quattro, come potete vedere. C'è il gioco, c'è il libretto illustrativo, l'artbook con tutti i disegni, c'è, mi pare, una steelbook qua, no, una cartolina, la mappa di gioco, eccola qua. E poi c'è una riproduzione dell'artiglio che usa il protagonista del gioco. Vediamo se è a grandezza 1-1, perché vista quanto è grossa la scatola mi sa proprio di sì. Quindi andiamo subito ad aprire questo bello scatolone, che da questa parte, come vedete, è già tutto strappato, quindi cercherò di togliere la plastica da questo lato senza rovinarla, o almeno poi proverò di nuovo a reinserire tutto dentro questa plastica, anche se la vedo molto difficile. Comunque, a uscire esce, bisogna vedere poi se a rientrare rientra. Purtroppo non ha l'ingresso da un lato, se no avrei lasciato solo quel lato aperto, invece devo togliere praticamente tutta la plastica per riuscire ad aprire questo scatolone. Vediamo un po', si sta strappando ancora di più, quindi perfetto, questo rimetterlo sarà un'impresa impossibile. Ecco, ci siamo quasi riusciti, e voilà, tolta la plastica. Poi riproveremo a inserirla, e praticamente vedo già che c'è una sovracover di plastica, eccola qua, di plastica, di cartone, che si solleva e si toglie. Andiamo a vedere all'interno, come vedete c'è una scatola bianca normale. Andiamo a vedere che cosa contiene, eccola qua. Subito aprendo io vedo già il gioco, eccolo qua, nell'edizione normale, però che si trova solo nella Collector, perché dietro c'è scritto non vendibile separatamente, che è scritto tutto in inglese. Quindi questa Collector, anche la scatola era in inglese, probabilmente è uscita solo così in versione inglese, perché io l'ho presa da GameStop, in teoria dovrebbe essere italiana. Non so se sia uscita anche una versione completamente in italiano. Poi ecco qua, questo qui è l'artbook piccolino, grande praticamente quanto il gioco. Potevano farlo più grande visto lo scatolone. Come al solito all'interno ci saranno tante illustrazioni colorate con i protagonisti, i nemici, le armi e quant'altro del gioco, i livelli, come vedete. Quindi un po' piccolina, diciamo, come artbook, comunque c'è. E infine c'è la mappa di gioco, eccola qua, che mi sembra abbastanza consistente, quindi probabilmente sarà molto grande. È molto grande, infatti. Togliamo questa prima di aprire la scatola, così vediamo se la riesco a mostrare tutta questa mappa. Tra l'altro fatta in un cartoncino abbastanza resistente, non la solita carta. Eccola qua, infatti era il cartoncino che era pesante, non tanto la mappa che era gigante. Eccola qui, comunque, questa è la mappa del gioco, e dietro c'è un bel poster. Un bel poster con il protagonista, eccolo qua, mentre c'è una bella esplosione sotto. Le esplosioni sono, diciamo, protagoniste, più del protagonista in questo gioco. Ma ne parliamo dopo del gioco. Adesso proviamo a richiudere questa mappa, che ripeto è di un cartone bello pesante, molto pesante, infatti io pensavo fosse una mappa gigantesca. Ed infine il pezzo forte della collezione, ovvero l'uncino, che si trova qui dentro. C'è una scatola di colesterolo, eccola qua, che la alziamo, e all'interno vedo che è tutto da montare. Qui c'è la pedana e qui c'è l'uncino,
Te sembra quasi vero, perché c'è, sembra di ferro. E infatti è incastrato, si è uncinato dentro con questa roba. Se riesco a disuncinarlo, ecco. Vedete che c'è l'uncino. E poi mi sembra non ci sia più niente. Ci sono dei pezzi di plastica che tengono praticamente l'uncino. Eccoli qua. Li togliamo così. Ora lo montiamo. 1, 2, 3. Poi non c'è più niente. Cioè, praticamente la, il polistirolo che contiene il nostro uncino. Andiamo a smontare, togliere dalla plastica l'uncino e vediamo se è a grandezza naturale come io pensavo oppure no. Diciamo che più o meno sì, è a grandezza naturale, ragazzi. Non ci entra il braccio perché andrebbe aperto, la mano dovrebbe uscire di qua. In pratica questo è l'uncino, questo dovrebbe essere sparato, sì, uncino, e voi dite. Naturalmente è tutto finto, tutto di plastica, anche se il cavo sembra quasi di ferro. Non so se è veramente di ferro, forse sì, è di fil di ferro, infatti è piegato, si può piegare, quindi è di fil di ferro. Andiamo a vedere la base. Qui, dove va? Ah, qui non vi ho fatto vedere, c'è praticamente una finta, un finto computerino con GPS e quant'altro, più o meno come quello di Fallout 4, solo che lì si poteva inserire all'interno il telefonino. Sarebbe stato interessante anche se questo fosse stato così, però probabilmente sarebbe costato molto di più, se ne vuole scappare. E quindi molto meglio così. Vediamo la base, che la base è più grande di la cosa più grande praticamente che c'è qua. Qua c'è anche un po' una specie di libretto di istruzioni che vi spiega come attaccare questi pezzi, che qua mi dice che sono presi, è giusto. Mi dice che il pezzo piccolo va qua davanti, che il pezzo grande va qua dietro, e quello che tiene tutto va qua perfetto. Non li incastro, sennò poi non riesco più a toglierli. E l'uncino va appoggiato qua sopra in questo modo. Credo. No, in questo modo, ecco. Con l'uncino che insomma gli dovete far fare una forma qui sopra e appoggiarlo qua sotto. Invece io non lo faccio, sennò mi sa che questo tende a fare, una volta che ha preso la forma no, non la toglie più, ovvero dovreste fare qualcosa del genere più o meno, incastrarlo qua sopra. Per ora io lo lascio così perché poi lo rimetto nella scatola. Ti faccio comunque vedere l'uncino come sarebbe, eccolo qua. Devo dire che non è male, è abbastanza grande e quindi diciamo fa la sua porca figura dentro una bella vetrinetta. Me lo aspettavo io piccolino, una cosa del genere, per 100 euro, invece è molto più grande, quindi sono rimasto abbastanza soddisfatto di questo uncino, anche se preferisco rimetterlo nella scatola perché ho già pieno di tanti altri oggetti. Magari più in là, se riesco a liberare un po' di spazio, lo metto in una vetrina. Però lo metto nella scatola. Parliamo un po' del gioco. Il gioco realizzato da Avalanche Studio è pubblicato da Square Enix. È praticamente un free roaming tipo GTA, diciamo, ambientato però su delle isole. Mi sa che sono isole, mi sembra che sono nel Mediterraneo, mi sembra che pure alcune sono in Italia. dove il vostro protagonista deve riuscire a liberare delle città dalle grinfie di alcuni dittatori, più o meno. Questa è la storia. Graficamente io ho visto una versione dell'anno Games Week e mi era sembrata piena di bug, rallentata al massimo, da una versione PlayStation 4 che a pochi giorni dall'uscita era lì, andava a scatti praticamente, era praticamente ingiocabile, ci ho provato ma proprio ingiocabile. Per fortuna all'uscita hanno sistemato tutti quei problemi, quindi devo dire che ogni tanto fa un po' di scatti, ma quando è proprio caotico, vi ripeto, qui ci sono delle esplosioni incredibili, voi potete creare delle bellissime esplosioni, potete prendere, che ne so, un barile di benzina con lo struncino, lanciarlo contro una pompa di benzina, farla saltare in aria. Potete con l'uncino attaccarvi ad un aereo e andare in picchiata contro una fabbrica di benzina, e quindi vedete delle esplosioni incredibili. Fare anche cose strane, tipo prendere un missile, inserirlo nella schiena di una persona e farla saltare in aria in cielo.
cose divertenti, diciamo, per fare dei gameplay divertenti sono divertenti. Il gioco in se stesso non è male, a me piace sinceramente. Potete farvi sia la storia con le missioni, e una volta finita fare quel cacchio che volete all'interno del mondo di gioco, oppure c'è chi direttamente fa quel cacchio che vuole, non si fa nemmeno le missioni, anche se secondo me bisogna farsi le missioni per capire un po' la storia del gioco, è molto importante. Comunque, secondo me è un ottimo gioco, se non potete prendervi la collector che, ripeto, adesso da GameStop costa sui 70 euro, addirittura c'è stata l'offerta prendi due giochi, uno lo paghi 5 euro, quindi magari vi prendevate due collector da 70 euro, che costavano 75 euro tutte e due, quindi ottimo affare. Comunque, mi sa che quella è finita, però è quasi finita un po' nelle varie GameStop, infatti me ne sono dovuto girare tre per trovarlo, e infatti alla fine mi è uscito 80 euro con la benzina. Comunque, e io vi consiglio di prendervi, se non questo è il gioco, magari aspettate che abbassa di prezzo, che quando costerà sui 30-35 euro, prendetelo perché è molto divertente, ve lo consiglio. Se poi siete dei collezionisti, prendetevi la collector perché davvero non è male, io pensavo peggio, invece è fatto abbastanza bene, disegnata bene, sembra ferro, ma in realtà è plastica. La parte del GPS qua è fatta un po' male, però va bene, il ferro una volta presa la posizione non la cambia più, altra cosa negativa, però a parte questo io devo dire che è una bella collector, la mappa è fatta molto bene, infatti riassumiamo i contenuti, c'è la copia, diciamo, dell'uncino, c'è la mappa che è fatta molto bene, c'è l'artbook invece che è, secondo me, è troppo piccolino, potevano farne uno più grande con più pagine, però va bene così, e poi c'è il gioco che all'interno tra l'altro contiene un DLC con alcune armi e veicoli in più rispetto alla versione standard del gioco normale. E quindi ragazzi, con questo è tutto e ci vediamo alla prossima puntata con gli unboxing e a fine mese con gli ultimi arrivi. Ciao ragazzi! Il